Bene, ci troviamo qui al porto di Sorrento dove questa sera ci sarà la conferenza stampa del Giro d'Italia in 80 giorni, Giro d'Italia che è compiuto dal canoista Francesco Gambella. Bene, siamo qui con Francesco Gambella e con il suo assistente di barca che lo segue giornalmente in questa avventura del signor Pino. Cominciamo da Francesco. Allora, un'avventura per la solidarietà. Esattamente sì, un Giro d'Italia in kayak che è partito il 1° giugno da Savona per terminare la prima settimana di agosto a Venezia per raccogliere fondi per il progetto dei Flying Doctors di AMREF, associazione umanitaria africana composta al 97% da africani che portano una sanità gratuita e di qualità in quelle zone dell'Africa dove molte persone purtroppo non hanno accesso. Allo skipper Pino Veneruso di Marina di Pisciotta. Una traversata difficile. Come lei sostiene, Francesco? Ma Francesco, naturalmente io ho una grande responsabilità perché debbo indicare prima di tutto la rotta a Francesco, debbo stargli vicino e fargli anche nei momenti di maggiore stanchezza o qualche difficoltà, gli debbo dare coraggio, fare coraggio, però per me. Io sono stato scelto dalla Presidenza nazionale della Lega Navale Italiana perché è da poco che ho terminato la traversata atlantica da Scilento Montevideo e poi navigato dopo sulla rotta del Leone di Caprera. Hanno ritenuto che sono la persona più indicata. Sono un ex pescatore, un ex sottufficiale della Guardia di Finanza di Mare. Ay, mira, me mueve la cola y todo. Dalla Marina Piccola di Sorrento siamo in compagnia del dottor Gargiulo, presidente della Lega Navale Italiana di Sorrento. Al dottor Gargiulo vorremmo porgere questa domanda. Lei sta sostenendo un celebre sportivo, Gabella, Francesco Gabella, in un'iniziativa a favore dei paesi del terzo mondo. Ci vuole illustrare un po' questa iniziativa e i motivi che la spingono a sostenere questa cosa? Sicuramente, il nostro statuto prevede che la Lega, tutte le sezioni e le delegazioni facessero dei lavori per quanto riguarda l'educazione ambientale, quindi rivolta ai giovani soprattutto per farli avvicinare al mare. E arriveremo, diciamo, circa la prima settimana di agosto a Venezia. E questo progetto è nato per raccogliere fondi per AMREF, nello specifico il progetto dei Flying Doctors, ossia Guido. Volevo Raffaele Celentano, un amico che mi affianca, mi sopporta. Le forchette dove stanno? Eccole tutte quante laggiù, non le facciamo stare giù. No, gioco là. Sparo. Vado? Viola! Thank you.